Che cosa c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e io. Ecco. Metti questa. Apparteneva a mia figlia. Bene. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma la dea lo ripeterà? Di solito è la madre a fare l'annuncio. Se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù. Altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. A noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Un conto è cacciare una bestia. Ma con le macchine, un'altra cosa. Devi essere umile e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. L'alta matriarca Tirsa. Cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? No, 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 in piedi. È quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei, beh. Sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, sì, vai, è tempo della pronuncia, è ora. Oh madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome. Aloy! Che il suo nome sia benedetto. Smettetela subito! Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura! Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì. Nessuno ha parlato di amore. Ora basta! E tu, benedirne il nome come se fosse una dei... Conosco i miei doveri. Verso loro e te. Senza consultarci. Sono qui. E dovunque andrai, ti seguirò.
Aloy! Aloy! Belle bacche. Sei un bravo raccoglitore, vero piccolo Bast? Ora va a trovarne ancora un po'. Hm? Ben fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. È un'emarginata. Bisogna ignorarla. Ecco. Oh, andiamo. Sembra stretto, ma posso farcela. Queste sembrano rovine del mondo di metallo. Uno dei luoghi antichi. Rost, non vuole che vada in posti del genere. Ma devo trovare un modo per uscire. Qualcosa più avanti. Che cosa c'è? Una persona morta. C'è qualcosa che luccica. Luci. Sono ovunque. Ma come ci riesci? Una porta di metallo, chiusa. Magari questo dispositivo può aiutarmi. Altre luci. Una forma. È collegata alla porta in qualche modo.
cambiato colori. La porta ha cambiato colore. Ce l'ho fatta. Che cos'è? Tu credi fosse che voglia questo? È il meglio che posso fare. È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Mostramelo. Mostramelo di nuovo. Che posso fare? È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene al suo ometto. Registrare i nostri ricordi per i posteri. Perché bella idea, direttrice Evans. Cosa mi è successo? Come se non avessi già fatto abbastanza per i posteri. Quindi io non sarei qui come ora se non per i posteri. Ho chiuso con i posteri. Possono andare a... E Machu Picchu. Ho sempre sognato di vederlo. Ma niente, perché non sono andata con Owen quando me l'ha chiesto? Che stupida. Avrei dovuto accettare. Oh, beh. Forse era di questo che avevo bisogno. L'istante in cui si è aperta la porta ed eri lì davanti, vestito in retrotessuto. Il modo in cui mi hai sorriso. Ho dovuto distogliere lo sguardo, o te ne saresti accorto. Della mia faccia. Di cosa stavo provando in quel momento. Ah, è stato solo un attimo, ma lo sapevo. Sapevo che saremmo... Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora del nostro debito, della nostra morte. Scusate, è passato un po' di tempo e wow, le pillole che ci ha dato Jana sono forti. Ok, bene. Da capo, ragazzi. Ave Maria, piena di grazia. Mi ha trovato! Rost mi ha trovato! Sono qui! Arrivo! Si è lodata la madre. Forza, su! Prendi la mia mano! Quel posto non fa per te. Andiamo!
Certi posti sono proibiti, Aloy. È che ci sono caduta. Sono del mondo di metallo. Che cos'hai sulla faccia? Niente. L'hai trovato là sotto? No. Dallo a me. No. Aloy, queste cose sono pericolose. No! Bene. Bene. Se vuoi sgattaiolare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, Aloy. A casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Queste forme. Che cosa significano? Prendi il tuo arco. Arco? Basta parlare con quel giocattolo. Scendiamo a valle adesso. Seguimi. Natura può essere pericolosa, Aloy. Devi starmi vicina e fare come ti dico io. Lo so. Aloy, sei ancora tutta graffiata per la caduta di ieri. Partiamo da questo. Prendi questa sacca medica, ti mostrerò come riempirla. La vedi, questa pianta? È la salvirama. Raccogli le bacche e mettile nella sacca. Aloy, vieni qui. Raccogli le bacche. Bene. Ora mangiale. Sono amare, ma possono salvarti la vita. Tieni la tua sacca sempre ben fornita di bacche, fiori e piante medicinali. Dove siamo? Questa valle è solo una parte dell'abbraccio della madre. Abbraccio. La tribù Nora protegge queste terre e tiene alla larga le macchine più pericolose, di solito. Lungo il fiume troveremo una mandria di macchine e ti insegnerò a cacciare. Sono pericolose? Tutte le macchine sono pericolose, Aloy. Bisogna rispettare il loro potere. Ma io ti starò vicino. Aloy, arriva una macchina. Abbassati e seguimi nell'erba alta. Guarda, ora sta giù. Sono piccolo. No, Aloy. Quelle macchine sono le vedette. Dovrai imparare a eludere il loro sguardo. Se vorrai sopravvivere nella natura, te lo mostro. Ascoltami e fa come me. Resta ferma. Aspetta che passi. Ora resta giù e seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Muoviti lentamente e sarai silenziosa. E camminare abbassati è più sicuro che farlo in piedi. Aspetta.
Quella era l'ultima. Proseguiamo. Sei stata brava. Non ti hanno visto né sentito. Sta vicino, la mandria dovrebbe essere più avanti. Ignoralo. Perché è lassù? Ci sta sorridendo. Teb! Forza, torna indietro! Teb! Ignoralo. Siamo emarginati e lui fa parte della tribù. Forse a lui non piace la tribù. Allora è un pazzo. Andiamo ora, troviamo la mandria. Seguimi. Ecco, li vedi? Si chiamano corsieri. Perché li hai fatti scappare? Ah, per mostrarti che alcune macchine si spaventano facilmente se ti vedono e scappano. Dovrei avvicinarti furtivamente. Tranquilla, li ritroveremo più avanti, nella valle. Vedrai. Ora voglio che trovi dei sassi che ti stiano nel palmo della mano. Perché? Fai come ti dico e raccogli i sassi, Aloy. Ti farò vedere come usarli. Vanno bene. Seguimi. Ecco la mandria. Bene. Ora lanciamo qualche sasso. Ma i sassi non fanno nulla alle macchine, no? No, ma le distraggono, attirandole in trappola. Quella vedetta, per esempio. Occupiamocene. O allerterà la mandria e la farà fuggire prima che possiamo avvicinarci. Allertarla? E come? Le macchine si parlano, Aloy. A meno che non vengano messe a tacere. Tu resta qui sul crinale. Al mio segnale, lancia i sassi e attira la vedetta verso di me. Aspetta il mio segnale. Aloy, lancia un sasso verso di me. Fatto. Vieni, ora è sicuro. Ispeziona la preda, ti insegno a costruire le frecce. Bene. Ora recupera i rametti di legno crinale dalle piante laggiù. Usa i rametti come asta della freccia e i frammenti di metallo come punta. Bene, non resterai mai a corto di frecce se sarai in grado di fabbricarle. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi.
qui. Resta bassa nell'erba e fai silenzio. È ora di fare la tua prima uccisione, Aloy. Un corsiere. Una delle macchine più deboli. Ma anche una macchina debole uccide un cacciatore. Se non fa attenzione, devi studiare la preda. Ha la corazza spessa, ma ci sono anche dei punti deboli, come il suo occhio. Ne vedi altri? Il serbatoio sulla groppa è un punto debole. Sì. Come l'hai indovinato? Il dispositivo me l'ha mostrato. Quel giocattolo. Ora basta giocare. Ora abbatti quel corsiero. Mira l'occhio al serbatoio. Se parte alla carica, preparati a rotolare via. Bel colpo! Sei stata brava oggi, ma hai molto da imparare. Domani continueremo. Cos'è stato? Il ragazzo, quello sul sentiero degli audaci. Vieni, Aloy, presto. Di tempo prima che le macchine trovino il ragazzo e lo uccidano. Ma se colpissi, spaventerei la mandria e finirebbe travolto. Ma io vedo quali strade prendono. Basta con queste storie. Ascolta, posso intrufolarmi. Non lo farai. Aloy! Devo muovermi piano e in silenzio, così potrò superarli. Devono vedermi.
Devo fare attenzione. Devo vedere i loro movimenti. Ci sono quasi. Quindi non è un giocattolo. Aspetta, che la madre vi benedica. Vi benedica entrambi. Lei tu! Mi ha salvato. Io volevo... No! Serra le labbra. Sono entrambi emarginati. E lei è una senza madre. Vieni ora, a cuore della madre. E tu? Quel ragazzo non doveva parlarci. È contro la legge tribale. Ora andiamo a casa. Vieni. Conosco la strada. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Sta lontana, senza madre. Stai sanguinando. Fammi dare un'occhiata. Forza, sta ferma. Ci penso io. Perché? Perché sono stata emarginata? Aloy, non è il momento. Chi era mia madre? Aloy, ne abbiamo parlato. Non ci è dato sapere. Eri una neonata quando le matriarche ti hanno data a me. Quindi le matriarche lo sanno? Non è così semplice. Ma lo sanno? Aloy, siamo emarginati.
E come faccio a farmelo dire? Dalle matriarche? C'è un modo, forse. Allora dimmelo! Sarà pericoloso. Come? Ci vorranno anni di addestramento. Non mi importa! Come posso fare? Dimmelo! La prova. Il rito di passaggio della tribù. E ogni anno chi la supera diventa un audace. Ma a chi la vince, le matriarche danno un premio. Premio? Sì, qualunque cosa desideri. Allora lo farò. A tutti i costi. Vincerò la prova. Bene. Allora dovremo prepararci. L'addestramento sarà duro e ci vorranno anni. Addestramento? Sì, seguimi. E se ne va senza di me. Non lo farebbe mai. Thank you.
conservare il vantaggio tattico. Servirà per il viaggio.